Gara ufficiale del Livorno al Picchi. Nel secondo turno di Coppa Italia, gli uomini di Novellino affrontano il Siracusa, squadra di prima divisione, che all'inizio crea più di un problema, passando addirittura in vantaggio con una punizione di Longoni. È l'undicesimo. Il Livorno si riporta in avanti e trova il pareggio al 36esimo con Paoligni. Lo stesso numero 9 porta i suoi sul 2-1 in apertura di ripresa con una bellissima punizione. Poi il brasiliano, tornato in Amaranto dopo la parentesi di Sorrento, manca in maniera quasi incredibile la tripletta. Il Siracusa, sempre insidioso, coglie una traversa con Bongiovanni e obbliga al superlavoro Mazzoni. Il giovane Bigazzi però offre alla mezz'ora su un piatto d'argento a Dionisi il pallone del gol della sicurezza. I siciliani si arrendono anche perché ridotti in 9 dall'espulsione di Montalto e Baiocco. Facciamo un po' fatica nemmeno a dare un po' di ritmo a metà campo, sono sistemate, non dimentichiamo che abbiamo due giocatori come Barone e come lo stesso Genevieve che da un anno che non giocano, sicuramente qualche difficoltà iniziale l'hanno subita, poi piano piano che la partita andava un po' su, prendevano la condizione e si è visto che poi piano piano abbiamo fatto credo una grande partita.